Allora, amici del beer painting, velocemente, così assorbe così due regole assorbe, proprio base. Quello che vedi. Dipingete la vostra miniatura. La palette è la confezione stessa della miniatura. Ascolta le regole. Ascoltate tutti per cortesia. Sì. Grazie. No, posso farcela, poi Massimo tu mi ritraduci. Allora, la palette è la scatola della miniatura. I colori sono a disposizione di tutti. No, no! Potete partire perché la vita è ingiusta. Scusatemi, i colori sono sul tavolo, si possono prendere in qualunque momento i colori dal tavolo e dalla postazione di qualcun altro. Regole aggiuntive per questo beer paint. Tabella delle votazioni del caos. Chi vuole dei bonus? Io. E quando dico bonus intendo bonus, può tirare questi due dadi. Può capitare uno dei quattro dei del caos, il caos indiviso o l'occhio degli dei che si apre su di voi, e dovete accettare la conseguenza di quello che avete tirato e godervi il bonus. Perché la vita è ingiusta. Signori, il beer painting non promuove né la sportività né la bontà d'animo. Date del vostro peggio e cercate di intracciare gli avversari. Divertitevi, ragazzi, buon beer paint. Che cattiveria. Un brindisi a quel paese. Allora, io ho già cambiato pennello. No, hai fatto bene. Allora, chi vuole una wet palette? Io. Ora vai, tira. Cinch, la seconda. Allora, terzo occhio di Zinch, incollati. Nove occhi di Zinch. Magari volete anche una miniatura. No. Addirittura. Ma l'avrete solo se la prenderete al volo ora. Siediti e dipingi. Dove ti pare? Questa è tua. Allora, amici, chi è che vuole la seconda white palette? Gratis. Là? Avete un pennello sulla tabella dell'occhio degli dei? Scegli il tuo pennello. Dai, Pietragora! L'occhio degli dei, il 6 è a chi manca il pennello? Bacio della Valletta. Prego, Pais. Ok, va bene. E ora puoi baciare la Valletta. E ora puoi baciare la Valletta, Pietragora. No, bello sto viola. Tu puoi darle un bacio dove preferisci. Fighissimo. Ha guadagnato un viola. Grazie. Così che penso il pennello. 5 Zinch. No, è Slanesh quello. 5 Slanesh. Vai, manette. Ceppi del piacere! Pennello perché c'hai i cerchi del piacere! Signora. Dipingi con le manette! A mani incrociate, mi piace! Ma vedo che abbiamo un esperto! Ragazzi! Voi non mi conoscete ancora abbastanza! Faccio a mani incrociate! Giusto, a mani incrociate! Ma le scrocio! Eh? Non le devo scrociare! No! Vengino, signori, A me mi pare un approccio un po' aggressivo questo, però. Lo so, però, capito, è il volere del dado, è il volere degli dei del caos. Ricordo che in qualunque momento potete alzarvi e andare a fregare dei colori. Abbiamo uno Slanesh 4 per un verde. Attenzione! Verde? Un verde te lo possiamo dare. Ma potevi anche alzarti e andarlo a fregare, sai? Sì. Allora, diavolo di Slanesh. Allora, Slanesh 6, chi è che l'ha tirato? Lui. Allora, gioiosa sofferenza, dipingi in ginocchio, però gioioso. Allora, diavolo di Slanesh, tu hai vinto una proposta di Slanesh. Puoi usarla per infastidire i tuoi... Bravissimo. No, ve lo dico! No!
Signori, vedo pochi furti, vedo pochi furti, vedo fair play. Ma allora, amici, è? Danneggiare, anzi, scusate, aiutare i vostri compagni di corso a perdere, dando delle pennellate sui loro modelli. Non ho capito. E... ah, servia... questo è lo spirito. Ma siccome sono buono, non voglio lasciarlo senza niente. Siamo pronti? Cosa che hai tirato? 3-3. Allora, virtuoso ambidestro, dipingi con due pennelli, o uno per ogni mano o due sulla stessa mano, però devi dipingere con entrambi. No, sì. Quella è un'altra. Ma mi ha rubato il pennello. Dai, diamogli dei pennelli. Tieni questo. Allora, chi vuole un pennello aggiuntivo? Sì, sì, beh, ma se qualcun altro ne vuole. Sei troppo buono. No, lo so, però la gente deve divertirsi. Attenzione al tre pennelli in aria. Uno. Hai guadagnato. Due, tre. E hai perso. Grande! Il ragazzo del talento. È bravo quell'altro che mentre prende il pennello gli impataccia la miniatura. No, non devo sciacquarmi dalla mia. Questa è un'ottima mossa, questa è un'ottima mossa, signori. Rivolgete alla persona di fronte un complimento sincero. Scambiatevi un segno di pace. E adesso scambiatevi un segno di odio. Bellissimo. Sei scappato tu al segno di odio? Hai capito con chi hai a che fare? Cazzo, ma no! Attento, è il momento di venerare il primo fra i compagni. Salutate il re del Soviet. Mettete il pennello all'interno del vostro pugno. Hasta lo paesiello sempre. Ok, adesso... fermi così, dipingete col pennello nel pugno per altri due minuti. C'ho i pennelli nelle mani. Ho i pugni nei pennelli. Bello, sei quasi Wolverine. Più che altro, dov'è la tua palette? Una cosa? Cos'è che? Questa è la risposta che voglio sentire. Oh, e vai Pietragora! Slanesh 6! Tira solo Slanesh quel dado! Pietragora! 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 Ti abbraccio! L'aspersione del pais! Questa è la benedizione del paesiello! Allora! Sirena di Slanesh! Sirena di Slanesh! Pietragora! Cantaci qualcosa! Pietragora, solin di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, e vada benché non si bagna, e lo voglio vedere. Grande Pietragora, un pennello a quell'uomo. Un pennello a quell'uomo. Birra, pennello e modello, perché... è andata bene. No, no. 5 secondi. Ok, 5, sei troppo buono. Fra 3 secondi parte il cambio posto. 2. 1. 2, 3, cambio posto, vai. No, no, tutto quello che avete, spostati, vai, va, vieni qua, vieni qua, vieni. Boing. No, ma la vita è giusta. Vai. Avete 20 minuti per finire le vostre opere. 20 minuti per finire le vostre opere. Dopo un bellissimo rave party in una Silver Tower di Zinc, ti trovi alla mattina genitore. Ecco il tuo piccolo angelo. Covalo, covalo con cura.
Con amore. No, quello è tuo. Ah, beh, ma secondo me se ti amo veramente lo accetta in famiglia. Se volete c'è una ciliegia omaggio e poi potete sputare il seme se sta, che volete. C'è una ciliegia omaggio, potete sputare il seme. No, no, è un po' vagamente. Solo partecipante così temerario. Vai, Gabriele? Com'è che ti chiami, ricordami? Giulio, scusami! Un applauso a Giulio! Ah, dai! E per Giulio! Urrà! 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 Vai Giulio! Urrà! 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 Ha vinto trasformazione in un uomo scimmia, dovrai dipingere con questa parrucca in testa, sei pronto? Vai Giulio! La parrucca in testa! Salto io un rosso. Ma chi è che ancora non ha provato l'ebbrezza di un tiro sulla tabella? Io ma te lo do subito, guarda. Vedi? Non è giusto tenerlo in quella zona inaccessibile. Sei troppo i piedi, signorina. Non c'è qualcosa di dire. No, infatti. Sei bellissimo. Come? Vuoi ritentare la fortuna? Il premio rispetto. Potresti scoprirlo tirando. Hai ripreso l'indiviso! Ma quante Allora, attenzione! Hai vinto una Big Bubble e devi dipingere facendo palloni, sei capace? No, chi è che ha lasciato? Che... Provaci! Ah, 15 minuti allo scadere del tempo! Attenzione, sangue per il dio del sangue. Sete di sangue. Bevi una lattina di Coca-Cola a goccia. Sei pronta? No, se non ti piace, se non se esplodi te ne prendo un'altra se vuoi. No, no, vabbè, te ne facciamo un'altra, sei sicura? Eh? La bevo io al tuo posto se ho visto cazzo di cose che sotto il culo. No, non si può, non si può, non si può, cioè... È finge, non è slanesh questa cosa. Cioè. O meglio, si può se tu ti bevi la lattina. Allora vai. Ma che cos'è? Allora, alla goccia senza morire, per favore, perché poi tendono a denunciarci. Sì! 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 Grande! Sangue per il dio del sangue, Coca-Cola per il dio della Coca-Cola. Un applauso a Matteo! Grande Matteo! Guarda, è il momento di cominciare a fare i dettagli in basettate, fate il black lining. È proprio il caso di fare i dettagli, ragazzi. Respira, perché se smetti poi te ne penti. Non so dove ma... Con 6! Che cacchio, ma neanche un Nargol! No! Glielo impongo io un Nargol. Gli impongo io un Nargol. Chi è che ha tirato con 6? Lui. Allora, attenzione signori, mano ipertrofica, dipingi con questo guanto da sci, sei destrimane o mancino? Ci piacciono i 90 ritirare. Vai, 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 vai! E abbiamo uno un arco... Due! Diciamo che ti stanno... Nugolo di mosche! Chi è che ha vinto il nugolo? Assicuriamo rinfreschi la testa. Chi vuole il vantaggio di poter battezzare? Giulio! Che bel dettaglio! No, scusate un attimo! Scusate un attimo! Scusate un attimo, ragazzi! No, portala, però gli vendo una birra a me. Arriva. Ragazzi, Giulio ha già finito. Vai Giulio, bravo! Signori, cosa? L'ultimo ragazzi, tiro dei dadi. Vai, l'ultimo tiro di dadi. Eccolo
Poi mi raccomando, fate le ultime lumeggiature, date il protettivo. Secondo di Zinc, Zinc, basta, hai rotto i maroni, Zinc. Cosa che non abbiamo tirato? Madonna, Giulio. Giulio che non mi sei. Resta resto seduto. Quando hai finito del tutto, hai fatto la basetta, hai fatto il bordo. Vai, vai di bordo, vai, 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 fra. Vai, vai, dagli una mano a finire. Che... No, tranquillamente, è fighissimo. Scusa, era veramente un Zinc. Allora, chi è che ti ha dato Zinc 2? Allora, mutazioni incontrollate. Chi è che ha tirato la seconda di Zinc? Tu, ok, datemi un pennello per favore, grazie. Allora, mutazioni di Zinc, d'ora in avanti per dipingere solo con questo colore. Grande, cazzo. Hai anche il pennello. Guarda, tu hai vinto questo colore speciale solo per loro. Vai ragazzi! Ultimo! Oh, abbiamo i premi? Tipo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1! Mani in alto! Dateci tutto quello che avete di valore! Allora, iniziamo l'ultima premiazione dell'ultimo beer painting di quest'anno, del Modena Play 2022, credo, con il buon Giulio. Io direi di sparare l'applauso più forte che riuscite a fare. Partecipante più giovane di sempre. Allora, per venire incontro alle nostre capacità mentali faremo una premiazione, scusate, visuale, quindi mettiamo quelli belli in cima, quelli brutti in fondo, ok? Quindi tutti in fondo. Allora abbiamo Giulio. Giulio, a differenza di voi perdenti, ha finito un quarto d'ora fa la sua miniatura. E bravo Giulio! Giulio ha tirato i dadi per ben due volte. Volontariamente per ben due volte. Sta da Dio con la parrucca. Vai Giulio! Allora, raccontaci un po' cosa hai fatto, Giulio. Voce, voce. Aspetta, spiga, posso prenderti in braccio? Cioè, parla qui, parla qui. Vai. Io prima avevo pensato di fare una parte cattiva e una parte buona. Allora, okay, cioè, la storia c'è un concetto è... di aveva una parte cattiva e una parte buona questo modello, vai. Ma poi ha cambiato idea. Poi ho fatto lo scudo così. Sì. E lui ha la armatura e questo è una parte... fantasma. Ok, è una parte fantasma e una parte di armatura. Poi è stato colpito da una lanciagranate. Ok. Che buttava colore qua. Ed è stato colpito da un lanciagranate che gli ha riempito di colore qua. È bellissimo, un applauso a Giulio. Allora, grande Giulio. Ciao Rob, Melchioli Morata. Salutiamo anche il buon Rob Sicchia. Un applauso a Rob! Un applauso a Rob Sicchia. Dagli, to, Rob. To. Va via con i tuoi capelli. Ma questo è crudele. Wow! Ragazzi, questo per vivere dipinge i soldatini. Bravo! Allora Fabiola, ciao, qual è il tuo problema? Grazie a te. Il mio problema è... Ti sei messa con un appassionato di pupazzi? Mi dispiace un sacchissimo! Qual è la tua dichiarazione? Che storia volevi raccontare di questo modello? È la mia terza miniatura, penso si racconti da sola. Ok, è bruttissima! Brava! Finisci in fondo alla classifica di due. Sì, dove vorrei un posto per far vedere la classifica. Secondo me la schiena del Pais può andare bene. Che si genuflette. Ma penso che cada. Paesiello. Si genufletti. Allora, se state molto fermi. Allora, Giulio. Allora.
Bravo. Allora, Giulio, Fabiola. Ok, c'è anche una distanza per far capire la differenza. Vai, vieni. Allora, tu... Cosa c'è? Giacomo? Ma lui ha... Gabriele! Gabriele ha addirittura un pennello nella manica. No, Gabriele, ragazzi, ha fatto una pittura grimdark. Ha fatto una pittura grimdark della... Vedo anche delle ottime ditate. Peppina, però colpito da un acido LSD, da un attacco d'acido qui. Sì. E lui si chiama Peppiniello. Peppiniello è veramente molto bello. Allora, Peppiniello al momento passa in testa. Sì. Da notare, ma non sempre. Non preoccuparti, perché questo non è un concorso come quelli che aspetti. Vieni, fratello, scusami. Al volo, ripetimi il tuo nome. Gabriele, ragazzi, ha fatto un blending. Gabriele ha fatto addirittura qualcosa di sensato. Gabriele ha fatto un blending e non mi sembra che si stia vergognando. Io ho fatto addirittura bellissimo, ho fatto le luci, le ombre. Vai, prendi parola. Ho fatto luce zenitale, luci, ombre, poi me l'hanno rubata, è arrivato Gino. Quindi chi è il fortunato che ha preso un modello già fatto da Gabriele, che è un artista? Non lo sa neanche della sua fortuna. Omertosi. Vabbè, c'è una sfumatura della Madonna, c'è un Osl verde che secondo me tu non volevi neanche fare, è l'Osl più bello del mondo. Cioè, tu fai un modello e ti impegni per un... brutto. Allora, questo secondo me passa... Carino, ma se fai le cose... Beh, è stupendo. Passa. È stupendo. Questo va in cima. Okay. Questo è... Complimenti, Gabriele, al volo. Sotto a chi tocca. Rapidi! Pietragora! Che mi ha fatto un bonifico di 500 euro per essere qui con noi. Ok, cosa volevi comunicarti? Vieni, aspetta. Scusa. Balto? Sì, perché voleva fare... Space Wolf, voleva fare lo Space Marine. Sa solo quello che non è, poverino. Sotto a chi tocca con l'altro modello. Secondo posto in classifica. Altro modello. Tu! Vai! Pietro! Allora... Pietro e Paolo, si fa la festa, si fa l'aromastico. Un effetto lucido. Questo succede quando Sigmar chiama, ma te sei stato al Gay Pride la sera prima e ti sei ubriacato e arrivi in questa audizione. È bellissimo, è un party psichedelico, ragazzi, questo Vindicator. È meraviglioso e va esattamente... Un applauso a Pietro Paolo! Va qua. Ambra! Ambra, cosa volevi comunicarci? Allora, con queste mani del miracolo. Ambra, ragazzi, ha onorato Slane sciamanettato dall'inizio della partita. Esatto. Vai. E il mio modellino ha affrontato meduse e metà è di pietra. Meduse? Vedi, si sta trasformando. E metà è di pietra. E metà è di pietra. Vedi, metallica. Esatto. Comunque nessuno ti aveva detto di toglierti le manette. Nessuno me l'aveva detto. Però, ragazzi, ha una margheritina sullo spallaccio. Cagato sopra. Sotto chi tocca? La manda al penultimo. E qua chi manca? Lei. Aspetta. Tu sei... Eleonora, non hai mai visto una miniatura? No, mai visto un professionista che per vivere dipinge miniature? No, e il mio non sta combattendo per davvero, l'arma è finta. Non sta combattendo per? Allora, l'arma è finta perché? Perché ha il pallino rosso davanti. Esatto. Quindi non combatte per la guerra, ma per la pace. È un nerf. Fa soffrire. Esatto. Un altro applauso. Un applauso al marine pacifista. È bellissimo. Allora adesso ci spostiamo. Tu gli hai già accanto. Alberto ha dipinto un ultramarine senza sapere cos'è un ultramarine. Vergogna, però anche... È bellissimo, io lo piazzerei huge. Al secondo. Bravo, punto. Grazie mille. No, il terzo. È il momento di Alberto. Vai, Alberto. Ora, io posso raccontarvelo, ma guardandolo penso che sia fin troppo ovvio. Quella miniatura, nessuno gli ha detto che non puoi masticare e fare una bolla con una bubble gum se hai il casco in testa. Lui non lo sapeva, quindi l'ha fatto lo stesso. Ma alla fine la bubble gum blu gli è esplosa in faccia. Bellissimo. Penso che sia fin troppo ovvio. Ma è dentro esplosa. Ragazzi, il beer painting racconta storie. Non si può fare una bolla esterna col casco, quindi lui ha fatto lo stesso. Bello, è un orco. Mi piace. È un orco avanti. In realtà. Eccomi, Lorenzo. Ha fatto una cosa impossibile, pur non sapendolo. È dipinto, però complimenti, dipinto veramente male.
Bravo! Bravissimo, bravissimo Alberto. Dobbiamo galoppare. E niente, io mi sono guardato intorno, allora, tutti con il Lorenzo, scusate. Io ho visto che c'era tantissimo blu e quindi sono andato su un altro tipo di colore. Oh. Sì. Io ho seguito più o meno lo schema delle salamandre, quindi sono andato sul verde. Ah! E niente, lui si è perso nella giungla e il motivo per cui vedete sì, tutto il motivo per cui è sbavato è perché non è ancora riuscito a pulirsi l'armatura. Okay. Quindi in realtà è giusta così, non è che ho sbagliato. Va bene così. Allora. Ok? Non lo giudicheremo per questo. Esatto. Passiamo allora ragazzi, questo modello ha una storia che si fonde con un background vero. Vedi? Passiamo a Luca. Di cui abbiamo un sommo esperto. Secondo me va nella top 4. Vadi. Luca. Boom. Mi sono ricordato. È un marino con una crisi di identità. Non sapeva più di che colore era, si è buttato nell'acqua e ha visto che cosa usciva. Sta passando il campo. È molto molto delicato. È un periodo di transizione. Una esatto, nuance, signora mia, una nuance meravigliosa. Bravo. Bel applauso. Bello. Chi manca da questo tavolo? Allora, io non devo dire molto, però diccelo. Tranne che la vita è ingiusta, solo se non sai nascondere il tuo modello. Signori, qui abbiamo lo spirito incarnato del beer painting. Attenzione, OSL, per i profani open source light. Ma questo l'hai dipinto a casa e l'hai portato qua? Sì, sì. Fonte di luce, questo è di notte, scoppia un petardo di qua, dice cosa cazzo ci faccio a Napoli, ed è bellissimo, complimenti. Allora, testa che si muove come uno di quei cosi da mettere sulla primo posto. Chi manca? Primo posto assoluto. Allora, andiamo dal più vicino al più lontano. Nome Giulio, Giorgia. Stai buono. Giorgia. Parlaci di Giulio, del tuo modello. Porta rancori. Non mi permetterai mai. È uno, a parte che è il terzo che cambio. È il terzo che cambio. Non ho idea di chi sia. E lo hai violentato malissimo. Sì, perché si è trovato purtroppo in un posto sbagliato che è il Modena Play. Esatto. Al beer paint. Una contestualizzazione. No ragazzi, per continuare la narrazione, Luca, questo si è preso in faccia il palloncino scoppiato. Eri tu con il palloncino scoppiato alla Big Babbo? No, eri tu, scusami, Alberto. È scoppiato in faccia a lui. Ah, ok, cioè, ci hai messo le zampone. Forza! È meraviglioso. Gli ultimi tre, questo partecipanti. Questo va di dritto qua. Allora, cominciamo, faccio il giro. No, cazzo, volevo usare così, sono fatto mille del lato. Abbiamo un bambino! L'ha adottato. Presentati e presentati. No, io e te. Allora, non avevo il coraggio di dirtelo. Abbiamo un bambino! Un bambino. Assumiti, anch'io. Elia, 2-3 anni e mezzo. Alessandro. Ok, dopo questo momento perfettamente appropriato. Ci sono. Il ballo dell'anno. Scusate, di cosa stiamo parlando? Sai, eravamo qui da 3 giorni che poi te. Allora certo, uno fa la muffa. Allora riprendiamo le redini, ripresenterò. Siamo sicuri. Allora Alex, sempre Alex. È sempre quello da 34 esatto. Anni ormai a sta parte. Vorresti cambiare però. Vabbè, sai com'è, non ogni tanto. Mi annoia. E che ogni tanto lui è è un marine dei figli di Benson che ben sapendo che la vita di Richard, ben sapendo che la vita è il male, neanche ci voleva venire. Se sapeva che lo facevano prima, si faceva sparare una bolterata in fronte e finiva lì. Abbiamo un nostalgico, mi pare di intuire. Un applauso alle scelte sbagliate, allora. E alla cioè in mezzo a questo ciadello infinito ha azzeccato una scelta cromatica veramente notevole. Bravo. E va a podio qua. Penultimo modello. Ultimo, ma non meno ultimo.
Niente, il blu a quanto ho capito non c'era, quindi sono passato. No, c'era, abbiamo un sacco di modelli blu. Non al mio tavolo. Ma tu potevi andare a rubarlo agli altri, però. Ho scelto per il verde. Va bene. Niente, è un po' di verde, è finito insieme a quello del pittore di prima in una foresta. Ah, ok. E poi con un po' di nero e grigio ho fatto un po' di... Ragazzi, qua c'è l'eleganza del dry brush. Del dry brush. Dato con un intramontabile 001. Cioè, una cosa che da... Abbiamo un eroe. Eroe dell'hobby totale. Ok, ultimo modello. Ultimo modello. Vaporwave, direi. Abbiamo l'ultimo modello. Grazie mille. Rappresentati e presenta la tua. E lui stava andando in guerra nella neve e gli hanno detto: metti un'armatura fosforescente che almeno ti sparano. Non ti spara nessuno. E lui l'ha messa. Ed evidentemente scherzi da caserma, bisogna che dire morte. Che infatti c'è anche la neve sopra il coso dietro sul lago, perché sta nevicando. No, sta nevicando. Anche la base è la neve, che è lui che cammina, e ovviamente i nemici probabilmente lo vedranno e lo uccideranno. Ma perché è giusto che lui vengo da Milano. Certi piccioni fanno roba del genere. Non sei sicuro? Credo che morirà per primo. Va ma bene. È giusto che sia così. Va a finire. Allora che... abbiamo ufficialmente una classifica. Che abbiamo la classifica. Bravi! Ragazzi, perché il succo del beer painting è che non è importante evitare di fare schifo, ma farlo insieme. Quindi fate allora, schifo amici, insieme. Una notiziona. Ripetimi, scusami, Eleonora. Eleonora, hai vinto un gioco nel gioco, perché abbiamo perso le chiavi delle manette. Era una buttata, non rovinarmele, dammi questo hi-fi, grazie. Allora amici, abbiamo una classifica. Lancia. Pull. Ok, allora un volte. Ma sempre comodo. Dacca, dacca, dacca. Ok, allora Buddha, Buddha, Buddha. Dacca, dacca, dacca. Allora amici, abbiamo una classifica dei premi veri, tangibili, intoccabili. Allora, ma visto che la vita è ingiusta e siete al beer paint, abbiamo dei premi cartacei e dei premi fisici, plasticacei, solidi. Allora, e visto che la vita è ingiusta, abbiamo qua i modelli più belli e qua delle robe inguardabili, ok? Per i modelli più belli abbiamo il premio in carta culo, per i modelli inguardabili abbiamo delle coppe solide. Perché la vita è ingiusta, ma la coppa è bucata. Comunque, Tenji manda la verdura a Giulio, questo premio non si sa se più. Allora, abbiamo una classifica di tre modelli, primo, secondo e terzo, ma il tuo sta ancora prendendo gli schiaffoni, ma purtroppo abbiamo solo due attestati che daremo al secondo e al terzo, perché la vita è ingiusta, perché la vita è orrenda. Per cui ragazzi, un applauso a quello per il premio di miglior valore, che è il primo dei perdenti, cioè il secondo modello. Questo modello, una sfumatura divina, divina, data in questo sciadello infinito. Un applauso a Gabriele, giusto? Bravissimo. Bravo Gabriele! Primo dei perdenti! Primo dei perdenti! Ok? E ora abbiamo il primo degli ultimi, signore e signori, che era questo modello, che era lo Space Wolf, che però non ce l'ha mai fatta. Ok? Chi era? Pietragora? Un applauso a Pietragora, il primo degli ultimi! Bravo Pietro! Sì. Ma ora veniamo alle persone che si sono distinte per essere delle persone meravigliose, ma che dipingono col
merda. Male, beh, un bambino! Il mio figlio! È il Defender, è tuo figlio! È fantastico! Non posso usare parole. Quando sarà in moglie. Allora. È tutto registrato comunque. Cioè. Puoi dire ciao mamma. E poi rivedrai sempre questo video mentre tua mamma picchia lui con il randello. Bellissimo, meraviglioso. Allora, dicevo, coppe, premi, trofei. Allora, abbiamo per l'ultimo, anzi scusatemi, il penultimo. Stai buono, devi stare buono. Il penultimo, ovvero un marine che è stato pietrificato da Medusa ed è diventato d'acciaio. Che Medusa era completamente ciucca, o forse ha preso quella tarocca. Un applauso al penultimo modello e ad Ambra! Che ha dipinto ammanettata, che ha dipinto ammanettata dall'inizio. No, ragazzi, il dado ha dato non solo Slanish, eh. Abbiamo glorificato il principe oscuro. Chi non sapesse chi è Slanesh, poi c'è l'info point passato. Comunque, abbiamo l'ultimo degli ultimi, ragazzi, pride assoluto. Adoro! Un Vindicator con un abbinamento cromatico. Di chi era quello? Devastante. È il suo! Un applauso all'ultimo assoluto classificato. È stato il tuo! E poi ragazzi, menzione d'onore assoluta. Menzione però. Menzione d'onore assoluta per chi veramente ha colto lo spirito di tutto ciò. Un applausione a Giulio! Giulio! Scherzi a parte, è tutto il play che facciamo demo di pittura e insegniamo a dipingere miniature a degli esseri umani. Due persone hanno capito subito qual è il vero spirito di dipingere una miniatura. Una è stata Matilde, il primo giorno da Roma, che ha dipinto la storia di una vecchia signora ubriaca che girava a Trastevere, ok? E l'altro è stato Giulio, oggi, che ha raccontato la storia di quest'uomo combattuto fra il bene ed il male che alla fine diventa un fantasma con l'armatura. Quando dipingiamo raccontiamo delle storie, che siano le nostre, che siano quelle che ci piacciono, e i due bambini hanno capito cosa vuol dire veramente dipingere, cioè trasmettere e raccontare una storia. Un applauso a Giulio! Signori, devo tornare a Milano e poi Verbania, è ora di levarsi dalle balle! Grazie a tutti, al prossimo anno! Fermi, perché ieri con quel beer painter di seconda classe gestito da Dichello, quel pittore mediocre, e prendete i vostri modelli e vergognatevi!